Un'idea come di nuovo qua con Tomb Raider. E vediamo un po' cosa ci aspetta. Sperando. Oh, mi ha avuto un dubbio atroce. Sto registrando l'audio, vero? Sì. Ok. Se non puoi il giro, deve essere qualcosa di utile, ma non c'è niente. Cazzo? Che cazzo? Vabbè, io mi salto, vabbè che quella animazione. Questo qui è utile. Visto che dopo devo potenziarmi l'arco, mi servono tutti i cosi. Ecco cazzo ci facciamo qui? i Quella tomba è nemici. infestata dagli eoni. Calma. Abbiamo degli ordini. Nessuno entra o esce. Uccideranno chiunque ci metta piede. Credi alle chiacchiere del gruppo OMS? Sì. Quelli che sono entrati per recuperare materiali non sono mai usciti. Ti hanno preso per il culo, fratello. Un branco di idioti. Non farti abbindolare. Ok, io mi tengo attaccato qua. Sono sicuro che adesso quello lì arriva giù e devo saltare in testa. Ok, no, come non detto. Niente, stanno fermi. Niente, proprio stanno fermi, non c'è nessuno che possa uccidere. Sono solamente in due, effettivamente. Non è che sono proprio in minoranza numerica, eh. Cioè, ok, lo sono, ma non così tanto. Queste foglie mi stanno sul cazzo. Ok. No, ma sono corazzati, mi sa. No, questo qui no. Quello lì è corazzato. Forse. Sì, questo qua sì. Aiuto! Che cacchio! Via! Fucile a pompa. Tu muori subito. Anzi, facciamo prima pure questo, così poco è durato. Queste armi in mischia schifose. No! Chi è stato? Ma chi è stato che erano solamente quei due lì? Ok. Cattiva strategia. Ci facciamo qui. Quella tomba è infestata dagli eoni. Calma. Abbiamo degli ordini. Nessuno entra o esce. Uccideranno chiunque ci metta piede. Credi alle chiacchiere del gruppo OMS? Sì. Quelli che sono entrati per Il recuperare gruppo, materiali non quello sono lì. mai usciti. Ti hanno preso per il culo, fratello. Sono un branco di idioti. Non farti abbindolare. Ok. Adesso appena si mette in posizione normale, io me ne vado su. Me ne vado avanti senza ucciderli. Tanto non serve un cazzo uccidere quanto ho visto. Ok, vado lì, su. Vabbè che c'è un tizio dietro che mi ha sparato. E non so da dove, ma c'era, quindi. Vabbè, quel tizio di chi se ne frega. Su. Ah, ok, a quanto pare posso non ucciderli. Ok, avrei preferito farlo per prendere i loro materiali, ma vabbè, meglio così. Evitiamo di trasformare questo gioco qua in Call of Duty. Ok, direi che è abbastanza ovvio quel che devo fare. E come già ti fa questo gioco qua senza il... Senza l'istinto sopravvivenza, stavo dicendo, però lo stesso perché. Cosa? I nemici sono scomparsi, quindi devo veramente ucciderli. Ottimo lavoro. Mi sono risparmiato di uccidere due nemici. Ho fregato il gioco. Il gioco non si aspettava questo mio comportamento indisciplinato di non omicidio da parte mia. Ok. Speriamo di aver fatto bene stavolta. Guardato, 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 guardato. Ok, benissimo.
Ok, vediamo un po'. Sono curioso di sapere come continua, perché Whitman mi dà l'impressione di quello lì che muore subito. Cioè no, subito, però comunque verso la fine muore. E quindi qui fa fu. Ok, non so bene cosa ho ottenuto, mi sa che devo lanciarmi sulla scala. Ho trovato un'altra strada, no, sulla scala sicuro. Sì, ma che salti fa? Io me li aspetto più piccoli, per quello che ogni volta sono titubante sui salti. Sembra esserci nessuno, faccio un giro qua. Il mio computer ha acceso la ventola, sembra proprio shhh. Si vede che è un gioco molto pesante questo. Infatti già vedo un po' di stuttering. Di stuttering, scusate. Vabbè, piano con questo stuttering, non esageriamo che è un gioco pesante, ma... buono, stai. Ok. Ma no, basta! Cazzo c'ha? Se si blocca un'altra volta io interrompo e vedo cosa succede, eh. Ok, si è bloccata l'altra volta, perfetto, vedo cosa succede e poi riprendo. Boh, non so cosa succeda, spero semplicemente che smetta. Andiamo a recuperare i materiali da là. Prepariamoci anche per eventuali nemici, perché mi sembra proprio il caso di farlo. Sia arco che fucile a pompa posso potenziare 3 su 3. È che ho sottovalutato la mia abilità nel cercare cose, perché io penso di essere lasciato dietro chissà quante cose. Ok. Sto un po' valutando l'area. Guarda quanti cadaveri. Sta zitto. Ci sono gli ioni. Sì, vuoi che ci trovi dopo? Allora taci e cerchiamo quella strada. Cioè, loro stanno rischiando di farsi beccare da ioni per trovare me. Che furbizia, ragazzi, proprio intelligenza. Sono arrivati appena dopo la scoperta della tomba. Ion. Prima si sono spente le luci, poi solo urla nel buio. Erano le nostre o le loro? Quei suoni orribili mi rimbombano ancora nella testa. Indossavano le armature dei miei antenati e ci straziavano con spade antiche. Spari, grida, sangue. Noi non potevamo fermarli. È scoppiato il finimondo. E poi silenzio. Svaniti nel nulla. Perché? Perché se ne sono andati? Perché non ci hanno uccisi tutti? Ora c'è il capitano Osaka al comando. Noi lasceremo la base, ma non l'isola. Ci dirigeremo nell'entroterra, al monastero. Non c'è altro modo. Dobbiamo seguire gli ioni, tutti insieme. Se la stella non può essere controllata, deve essere distrutta. Però... lo so che moriremo tutti. Ok, il solito qua per me è morto. Mi dà questa impressione. Potenziamoci. E che palle sti nemici nei paraggi. Sì, vabbè, sicuramente non mi sento quell'altro, no?
e non mi sente veramente. Ok, ora ho accesso libero alla cosa, o ci sono altri nemici in giro? Ok, ora che ho... arco esplosivo. Ma che cacchio. Anche il fucile a pompa, infatti. Abilità. Tanto per... 100%, veniamo qua, qua. Affiggi i nemici con le frecce a breve distanza. Questo dai. Adesso ho il mirino telescopico, che mi sembra abbastanza utile come cosa, vediamo un po'. Sarà nella pistola? No. L'arco, vediamo un po' che posso utilizzare l'arco. Questo. Esplodo dall'impatto. C'è la pompa invece, che mi dici? Ok, si sto ragionando su cosa prendere, ma comunque adesso ho finito il materiale, ho finito l'abilità da sbloccare e andiamo a fare casino. Non ho sbloccato qualcosa per far esplodere, purtroppo, minchia quanto sangue. Che brutto che è. Il mirino telescopico immagino che fosse per... boh. Vabbè. Saccheggiamo anche sto cadavere qui sotto. Intanto devo scendere per forza, se non erro. E andiamo avanti, andiamo avanti. Qui cosa c'è? Un altro cadavere non saccheggiabile perché è morto da 10 anni. Intuisco che devo premere qua. Ma quel simbolo lì mi appare ogni volta che cerco di connettermi a internet. Questo qua. E mi impedisce di connettermi, sto stronzo di un simbolo. Che bello, proprio un simbolo di merda. La tomba deve trovarsi in profondità. Questo ascensore qua non crolla. Ok, non... L'ascensore è bloccato. Infatti, ti pareva. Mai un gioco che abbia un ascensore che funzioni. Mai, non è mai successo. Sempre ascensori che funzionano di merda. È una tradizione, proprio. Devo passare di là. Cacchio. Non dirmi che... No, non dirmi neanche... No... Ma no, ma ancora ste robe, ma che due palle. Guarda che su internet non ho trovato nessuno che è riuscito a correggere questo problema. Solamente per quella texture là, dai, vediamo se succede per altre texture, io interrompo come sempre. Se no, ah, me che se ne frega. In teoria dovrebbe non funzionare più così. Ok, sembra funzionare. Se lo dici devo tu. Soltanto trovare un modo di far scendere l'ascensore con più forza. Ok. Siamo qua? Forse ho capito. Chiamo l'ascensore in piano molto alto e poi lo faccio scendere. Sembra qui non c'è. Ecco qua, infatti qui c'era qualcosa. Comando ad agente sul campo. Stop. Trinity insoddisfatta per mancanza di progressi. Stop. Acquisizione fenomeno stella imperativa. Stop. Invio nuovo agente per garantire successo. Stop. Stop. Ok. Devo chiamare l'ascensore all'ultimo piano e poi lo faccio scendere. Così si spacca, credo, perché tutto... Dannazione! No, vabbè, non posso alzare la voce, se no ci sta un bel dannazione potente. In pieno stile Snake. Dai.
quindi c'è un coso dei materiali. Devo usare le maniere forti. In che senso? Un attimo. Questo qua, giù. Pensavo mi cadesse in testa. Ok. Aia. Provo a saltare. Per me se salto... Se salto riesco ad aggiungerlo. Sì, infatti. Altro che Snake. Ok. Via. Tu. Vai. Devo soffiare il naso ma non ho... un fazzoletto portato in mano. Che fastidio. Ah, non ce li ho. Un attimo che mi muto e adesso posso farlo finalmente. Devo forzare gli altri meccanismi. Sì, mi sono soffiato il naso mentre faccio un display davanti a 9000 persone che vedranno questo video. Non è una bella cosa, mi spiace, ma ok, scassiniamo sta porta e cosa mi aspetta oltre? Assolutamente un cazzo di utile. Ah no, aspetta, sono indietro. Sì, qui sono indietro. E basta forzare altri tre meccanismi per farlo precipitare. Ma secondo me è precipitato lo stesso, cioè, visto com'è messo. Proviamo? La texture qui sarà ancora buggata, sì. Posso anche non chiedermelo. Ah, invece non lo è. Ok, allora. Ci sono delle piccole entrate qui, credo, a vedere. No, non mi sembra. Tipo lì c'è un buco, però. Se mi fico in quel buco lì. No, no. Fammi analizzare un po', va. Dopo qui c'ho... Ecco, infatti, qui posso devo anche andarci. Gli altri meccanismi. Vado qua e questo qui lo spacco. Cosa farò con tutti e tre? Sa di sì. Poi dopo salvo, interrompo la parte, perché credo che sia già passato abbastanza tempo. In effetti sì, però vabbè. Qui c'è una scala. Vabbè che mi porta. Credo sia utile, in teoria. Ah sì, è sempre per... non è nascosto, è fatto apposta. Vabbè. Ovviamente va a fanculo Snake. Cioè, questa scalinata qua sembra fatta apposta per andare a fanculo Snake. Sono scemo io a pensarlo, però sembra, dai. Snake si blocca e deve per forza combattere lì proprio per la scalinata, invece... lei... frega un cazzo da scalinata, lei salta. Forse in Snake mi sentirei preso in giro. Ma dai, in compenso grazie a quella scalinata abbiamo avuto modo di assistere a una delle conversazioni migliori da servito giochi tra Snake e Otacon, quindi va benissimo così. Ok, manca l'ultimo. Credo che manchi l'ultimo. quello lì. Fammi vedere un po'. In quel punto di altezza. Per un attimo non morivo.
Meno male che non è successo. Questi versi random nel coso ambientale. Ok. Devo usare le maniere forti. Ok. Sicuramente ho fatto qualcosa di utile. L'importante è capire cosa, ma qualcosa l'ho fatto. Proviamo a vedere cosa va. No, qui se salto muoio. Quindi non ci provo neanche. Ok, ok, ok. Scusami tanto, ma... ho aperto questo, giusto? Come cazzo ci arrivo? Fammi pensare. Fammi pensare. Se vado di qua. Se abbasso l'ascensore di un piano. In teoria posso raggiungere quel punto. Minchia, ho dei cadaveri schifosi. Proprio. Tanti simpatici cadaveri in giro. Ok, non ho ottenuto proprio un cazzo. Un cazzo di nulla. Ecco, lì posso arrivare là, ma non così. Infatti non ha senso questa cosa che ho appena fatto. Ok, quello che da rompere qual è? Giù, no, non tu, giù. Scendi, mannaggia. Allora, quello da rompere è questo qui. Che a questa altezza non è da rompere. A quella là in alto dico forse, perché non sono sicuro. È un grabbel forse. Devo arrivare lì. Cerchiamo di capire come. Aspetta, forse ho capito. Adesso ho capito. Ok. Ci ho messo un po' ma ce l'ho fatta. È più bello se ci metti un po' a capire le cose, eh. Onestamente, detto proprio in tutta onestà, è più bello se ci metti un po' a capire le cose. Ora spacchiamo questo. Vai. E lo butta giù. E tra un po' salviamo all'interno di una parte. E riprenderò domani. In realtà potrei riprendere anche adesso, però. Ho già fatto 4 parti oggi, o 3. Boh. Penso che possa bastare. Quindi. Mi butto da qua, tanto sono sicuro di sopravvivere. Infatti. Ok, sfondando questo. Ha salvato. Ci sono dei soldati. Concordo. Concordo pienamente. Vabbè, intanto papà di qua, e fa la prossima. Ciao.